Espresso 2018, ci troviamo allo stand della Faber Italia SRL, l'azienda campana che realizza macchine da caffè e che è diventata davvero un gigante e è presente quasi in ogni continente del mondo. Ci troviamo in compagnia di Fabio Teti, il responsabile marketing dell'azienda che alla sua seconda presenza qui a Trieste Espresso invitiamo a salutare. Ciao a tutti, ciao te Fabio e grazie per l'opportunità di nuovo di presentare la nostra azienda familiare. Mi piace di dire la parola familiare accanto ad azienda. Questa è una caratteristica che hanno un po' quasi tutti nel segmento caffè e accessori, macchina da caffè e così via. Le aziende nascono in piccolo da un piccolo progetto, ma con tanta ambizione e tantissimi sacrifici riescono a diventare dei grandi progetti, delle grandi aziende. È successo così anche per voi, Fabio? Sì, assolutamente, è da un garage, noi ci ricordiamo sempre questo aneddoto, è da un garage che nasce tutto, con lavoro manuale, con riparazioni, con esperimenti, con test che era mio padre circa 17 anni fa. Poi con il ricambio generazionale siamo andati avanti apportando ovviamente delle nuove idee, innovazioni, anche un cambio di brand e di immagine. Credo fortemente che comunque in questo momento storico ci posizioniamo ad un buon livello, sia in Italia che in Europa. E come dici tu, i sacrifici ci sono, si sentono, però è proprio questo il bello del gioco. Quindi assolutamente sono soddisfatto e orgoglioso di quello che stiamo facendo. A questo punto diciamo perché siete qui, cosa presentate a Trieste Espresso 2018? Allora, tendenzialmente a Trieste 2018 ci siamo per consolidare il nostro mercato dell'Est Europa, che poi dopo l'Italia è il nostro secondo mercato. Non avevamo nessun prodotto della gamma base da presentare nuovo, perché stiamo consolidando ancora il modello slot che va alla grande e poi il mini slot che è nato comunque l'anno scorso, all'inizio dell'anno. Ha preso piede, nel senso che comunque quando il mercato ha richiesto ad uso domestico prodotti più piccolini, di misura per ambienti e spazi più piccoli, mini slot che funziona allo stesso modo di slot, ha le stesse prestazioni di slot, magari ci ha messo qualche mese in più a entrare nel mercato perché aveva bisogno di essere testato da parte dei clienti e consumatori, ma adesso ha quasi preso piede allo stesso livello di slot. Quindi siamo qui a consolidare la nostra linea, a riproporla di nuovo a clienti diversi, perché rispetto alle fiere che abbiamo fatto quest'anno abbiamo un mercato diverso, ma consolidare soprattutto il nostro secondo mercato, che è quello dell'Est Europa. Questa è la fiera adatta. Direi che non vi fermate al solo modello slot, ma anche e soprattutto le macchine dedicate all'Horeca, le macchine della linea Officine Faber che sono alle nostre spalle, come la bellissima Faber numero 1, che è un piccolo gioiello in termini di design e tecnologia. Sì, questa è diciamo, un progetto sfida che abbiamo lanciato da pochissimo. Meno di un anno probabilmente, e oltre a tutta la linea slot, come stavamo dicendo prima, che varia da varie dimensioni, forme, colori, texture, pattern, personalizzazioni eccetera eccetera, accessori, non avevamo quasi più idea di cosa aggiungere al momento, però ci siamo concentrati su un concetto in particolare. L'idea mia era quella di riportare l'artigianato in produzione, soprattutto di oggetti in casa e di manifattura così importante, di meccanica. C'è bisogno che comunque, quando si parla di linee di produzioni, andiamo ad offrire un prodotto che sicuramente è stabile, è duraturo. Ovviamente ha bisogno di manutenzione, assistenza. Noi, come puoi vedere sulla nostra pagina Facebook, abbiamo un gruppo chiamato Anche Io Una Faber ed è frequentato da operatori del settore, da gestori, come anche da clienti. Chiunque ha una Faber lì scambia opinioni.
ed è bello vedere ogni tanto delle persone che postano dei commenti, fotografie, delle macchine che hanno da 15 anni, i nostri primi modelli vintage, macchinoni di 60 cm di altezza, io ce l'ho da 15 anni, ancora va una bomba, io la, faccio la manutenzione ogni 2 anni, quindi ci accorgiamo che il prodotto dura a vita, quando lo diciamo dura a vita sul serio, va conservato un po', ovviamente va trattato bene come un'automobile, ma dura letteralmente a vita. Diamo spazio anche per qualche secondo, ma solo qualche secondo, a quella che è la protagonista di questa fiera del caffè e dell'oreca, se vogliamo, la barista. La barista è una macchina che si è consolidata bene. Adesso stiamo realizzando, quanto riguarda il gruppo a macinato, ne realizziamo solo su richiesta, perché quello che comunque è interessato più a noi nel nostro mercato è proprio quella cialda. La barista cialda è andata, si è consolidata, va forte nei periodi estivi, va forte nei periodi di fine anno, ma comunque è un prodotto che va avanti. Al nostro gruppo sopra ci stiamo lavorando soprattutto per realizzare massimi livelli di vaporizzazione, di caldaie, quindi assolutamente è un prodotto che siamo soddisfatti. Lanciamo e spingiamo sempre la cialda, ovviamente per il nostro discorso di sia ecosostenibilità ma proprio di qualità del caffè. E io a questo punto, al termine di questa lunga intervista, parlerei per 30 secondi della nuova fondazione da voi creata. Allora, la nuova fondazione che in questo momento sta alla fase finale, lanceremo veramente a breve, che abbraccerà Faber e accompagnerà questa fondazione chiamata Casa Mura, che è un progetto di beneficenza mirato a raccogliere fondi per realizzare una strutture in Italia che possano accogliere bambini con disabilità, i quali non hanno possibilità di essere supportati o mantenuti dalle famiglie o da genitori. Il nostro obiettivo è di avere diverse strutture appositamente in vari punti in Italia. Partiamo da Caserta, ovviamente, dove siamo. Presenteremo a breve, magari come azienda cominceremo a dare i primi supporti. Sono tutti investimenti propri, sono raccolte fondi, avranno la partecipazione vari terapisti, psichiatri, specialisti, medici che ci danno un supporto per poter realizzare questo progetto. È a lungo andare, ma ci ha impegnato un po' di tempo, ci crediamo e sicuramente avremo bisogno magari del supporto proprio di lanciare una linea. Infatti a breve tutti i fondi di una certa linea andranno proprio per questo progetto. E noi avremo modo di dirvene di più attraverso tutti i nostri strumenti, proprio per dare supporto a questa iniziativa che riteniamo davvero lodevole. E allora, per chiunque è dall'altra parte e desidera maggiori informazioni rispetto ai vostri prodotti, alla barista, alla linea industrial, alla slot, alla mini slot, ma anche per la fondazione, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere senza alcun impegno? Posta elettronica sicuramente sulla nostra mail principale, che è info@faberitaliasrl.it. Ovviamente abbiamo i social attivi, Faber Italia su Facebook, Faber Italia comunque su Instagram, www.faberitaliasrl.it è il nostro sito web, ci sono tutte le nostre informazioni, il nostro storico, i prodotti, le nostre attività, le news, qualsiasi cosa ci accompagna sarà sicuramente promossa sui nostri canali. Fabio, grazie, saluta gli amici che sono dall'altra parte. Ciao a tutti e di nuovo grazie a te Fabio, soprattutto per questa possibilità di presentare il nuovo progetto di Casa Amore. Ti ringrazio. Grazie a te, amici, non andate via, tante altre novità vi aspettano su orecatv.it.